Intanto dico che sono di nuovo stupita del fatto che ci siano tanti contrari alla trasformazione, io mi riferisco un po' anche al dibattito che c'è stato ieri, delle poste prima in ente poi in SPA, perché mi ricordo che quando io lo dicevo nessuno di quelli che oggi si ergono a difensori della permanenza dell'ente o comunque del servizio poste dentro lo Stato in tutto e per tutto, non mi pare che avessero fatto presente tanti argomenti che io avevo fatto presente e che invece adesso sono stati ripresi. Le cose si dovrebbero fare nel momento in cui parte un processo, no? Nel momento in cui arriva lo statuto. E questo per una questione di carattere generale. Seconda questione, sono d'accordo anch'io che laddove è possibile bisogna evitare il ricorso al decreto delegato, quando la materia richiede una discussione di un certo tenore da parte dei consiglieri e è meglio che sia approfondita all'interno della Commissione dove c'è la possibilità di fare un confronto anche di natura proprio legata al testo vero e proprio, oltre che alle questioni di natura politica. Però sinceramente a me sembra che si stia passando un po' di là. Cioè condivido tante considerazioni che sono state fatte anche dall'opposizione, ma con certe argomentazioni veramente si passa di là. Perché io faccio un esempio, l'Avvocatura dello Stato può vincere o perdere una causa. Tempo fa ci fu anche il ragionamento di dare dei premi, o almeno è stato chiesto da quei dipendenti di avere dei premi in relazione al fatto che le cause sono state vinte e magari potevano anche accettare di avere delle piccole decurtazioni nel caso le cause fossero state perse. Se lo Stato civile fa molti matrimoni, ad esempio, perché si era chiesto anche da questo ufficio non si deve remunerare come premio il maggior carico di lavoro, eccetera, allora voi parlate di partecipazione agli utili in questo articolo dei dipendenti. Allora io mi domando, fra l'altro c'è gente qui dentro che è assolutamente contraria ai premi nella pubblica amministrazione perché per il raggiungimento degli obiettivi non sono stati dati ai dirigenti quando la voce retributiva fa parte dello stipendio e non era aggiuntiva, però qui si vuol prevedere, parliamo, facciamo finta che vogliate dire premi, ai dipendenti che sono di questa SPA e fate questo atto di coraggio, dite. Ma è un'assurdità, voi chiedete che ci sia la divisione degli utili. Ma gli utili li dividono i soci. Io mi meraviglio perché non è la prima volta che gente laureata in economia e commercio scrive le stupidaggini negli emendamenti. Noi stiamo sempre zitti perché si dovrebbe intervenire di continuo. Veramente, cioè non ci sono le condizioni molte volte di fare un confronto, ma perché l'atteggiamento a priori è superficiale. Non ci sono le condizioni, questi sono interventi di natura demagogica e guardate, non mi riferisco a tutti quelli che ha fatto l'opposizione, neanche all'intervento che ha fatto la collega che mi ha preceduto, mi riferisco ad un atteggiamento che è sempre di cavalcare in questo, ieri abbiamo sentito come si fa il formaggio, cioè sempre di cavalcare le questioni ad un livello che secondo me molte volte non è dignitoso per quest'Aula. Molte volte stiamo zitti, ma non ce la si fa, molte volte invece vorremmo parlare e parliamo troppo poco probabilmente.